Ciao hikers! Siamo al Passo Palade, c'è anche un nuovo amico, Danilo, direttamente da Varese, e stiamo per approcciare la salita brutale che c'è da Passo Palade, appunto, perché stiamo per approntare il sentiero Aldo Bonacossa, la traversata delle Maddalene, che sarà un trekking guidato che farò l'1-2-3 di luglio. Me lo ricordavo bene, questo sentiero è veramente brutale nel suo inizio. Comunque, sì, è vero, per chi se ne fosse accorto, il video sulle traversata delle Maddalene sul sentiero Aldo Bonacossa l'ho già fatto. E infatti non sono qua oggi per farvi vedere il sentiero, anche se ne vedrete a pezzi qua e là. Sono qui perché ho due novità. Una ce l'ho sulle spalle, probabilmente qualcuno, se si vede il logo sul davanti, sa già di che cosa si tratta. L'altra cosa invece fa sicuramente un po' più di hype, ve la farò vedere questa sera al campo quando sarà ora di coricarsi. Siamo già sbarazzati della salita, abbiamo fatto una pausetta al lago, abbiamo mangiato qualcosa e adesso finalmente ci meritiamo qualche bel tratto di goduriosità. Godurioso, come dice il nostro Paolo Toscano. Ora, per chi avesse ancora dei dubbi su cosa significa godurioso, questo è godurioso. Ma cos'è? Godurioso! Dopo alcune ore di sentiero godurioso, ma non solo, siamo giunti al posto che puntavamo da tutto il giorno, dove i Trail Angel della Malga mettono a disposizione coche e birre. Non gratuitamente, giustamente si paga. Non è un vero e proprio Trail Angeling. Però, e se ci fosse Nicola con noi, direbbe... Labbra rosse Coca-Cola. Labbra rosse Coca-Cola.
stiamo finalmente arrivando a un lago, al primo lago balneabile, perché il primo era pieno di sanguisughe, come l'anno scorso, anche quest'anno pieno di sanguisughe e tritoni. Stiamo arrivando al secondo lago, sono le 3:30, 4, quindi siamo in perfetto orario. Voglia matta di immergere questo vecchio corpo cigolante nell'acqua gelata. Siamo circa giunti alla fine della giornata, dico circa perché dobbiamo cercare un posto dove mettere la tenda, che su questa via delle Maddalene, attraversata delle Maddalene, non è banalissimo. Comunque ci sembra di aver spottato qualcosa di interessante. È inutile che ce la raccontiamo, sappiamo tutti che se qualcuno ha visto questo video fino a questo punto, è per quello che sto per fare adesso, è per montare la nuova tenda. E cosa sarà questa nuova tenda? Perché soprattutto ho un solo bastoncino? E perché questo bastoncino si allunga così? No, troppo. E così. Volevo cercare il posto ideale per la tenda nuova, ma il posto ideale non l'ho trovato. Andiamo a accontentarci di un pitching mediocre. Dai, lo sapete già cos'è, lo sapete già. È la seconda volta che la monto, eh. La prima volta è stato un disastro perché il bastoncino era un po' corto. Poi ho fatto delle modifiche e ora è già più fattibile, cioè non lo so, vediamo. Madonna, se è alto sto paletto. Ecco fatto. Mi uccido. Facciamo un tour e poi devo mangiare, ragazzi, devo mangiare. No, non ho già mangiato, è che volevo proprio entrarci e vedere com'era da dentro con il bastoncino allungato. Dovete sapere che l'altro giorno l'ho montata in giardino e il mio bastoncino si estendeva al massimo fino a circa 140 e 142 ho provato, era veramente veramente al limite, però sì, non era il suo. Viene consigliata con una lunghezza dal 144 mi sembra al 152. Allora non volevo comprare un bastoncino extra e non volevo comprare la prolunga, che comunque pesa 30 grammi, e mi sembrava brutto comprare una tenda super leggera e aggiungerci 30 grammi per un oggetto che mi serve solo a quello.
Allora ho cercato online, in realtà mi sono confrontato con Francesco Foschi e ci è venuta l'idea semplicemente di sostituire una sezione di tubo in carbonio con qualcosa di più lungo. E quindi ci ho aggiunto quella decina di centimetri. È ovvio, adesso il bastoncino non collassa completamente, resta fuori di tanto così. Però con un bastoncino di 10 o 12 grammi più pesante, posso montarla tranquillamente. È ampissima questa tenda. Ah, e by the way, questa qua è la Zipax Altaplex. Se nessuno l'aveva ancora capito, ma probabilmente molti di voi l'avevano capito già da tempo o sicuramente quando hanno visto quanto ho allungato il bastoncino. Veramente sto divagando, cioè sto straparlando, ma vi giuro non è che sia un particolare motivo, è proprio perché ho tantissima fame. Adesso ragazzi, veramente io non ci vedo più dalla fame. Ciao hikers. No, sì. Oh, fame. Ciao hikers, buongiorno. La notte è andata molto bene, nonostante abbiamo scelto un posto decisamente troppo umido, però volevamo dar priorità alla protezione dal vento e quindi questa conca ci sembrava adatta. Comunque, parlando di umidità e di contensa, ce n'è stata tanta. E ho apprezzato veramente lo spazio interno di questa tenda che è enorme, cioè il telo è proprio lontano da te, lontano dai piedi, lontano dalla testa. Ieri sono stato anche frettoloso sul discorso zaino. Comunque questo qua è un Waymark Evolve. Ho tuttora il Waymark Mile, che è uno zaino da 30 litri col quale mi sono trovato benissimo. Mi piace molto il design super snello, super minimale di Waymark, la mobilità che dà questo zaino così compatto, così corto, così stretto. Avere il 30 litri è stato per me una palestra, veramente un allenamento per il minimalismo spinto, estremo, perché in 30 litri veramente devi far caso a tutto, a tutto, a tutto. Ragazzi, sono finalmente passato al 30 litri e sono stragasato, strafelice. Volevo condividere la mia felicità, condividere il mio zaino. Comunque adesso qua dentro ho dentro tutto, ho la tenda all'esterno e tutto il resto all'interno, cibo compreso per 2 giorni. Dà tanta soddisfazione riuscire, cioè vedere in quanto poco spazio si riesce a mettere tutto quello di cui si ha bisogno. È veramente, da un senso di libertà, è notevole. E mi è servito per questo. Sono arrivato a un certo punto, adesso, a non essere più così veramente ossessionato da questa ricerca del minimo volume, del minimo peso. E quindi, ho deciso che era il momento di aggiungere qualche litro per quelle volte nelle quali ho bisogno di un giorno, 2 giorni in più di cibo. Quei 5 litri in più potrebbero fare la differenza sicuramente. Anche perché, bene o male, lo zaino, il corpo dello zaino è circa lo stesso, è un po' più spesso, un po' più profondo sicuramente, ma quando è arrotolato al minimo è circa lo stesso volume del Waymark, poco più. Ma in più c'è la possibilità di lasciare il roll top più srotolato e dare quindi un maggiore volume in alto. Questa cosa permette di essere un po' meno metodico nell'atto di riempimento dello zaino, anche se comunque con uno zaino frameless il metodo deve esserci perché il contenuto è il telaio stesso. Però ecco, diciamo che posso permettermi di schiacciare un po' meno, di compattare un po' meno e appunto posso avere la sicurezza di poter inserire una felpa in più volendo oppure due pasti in più, 2 giornate di cibo in più. E questo in vista dei Pirenei, che speriamo andrò a fare quest'estate, è fondamentale perché pensavo di partire col 30 litri. Però ci sono anche delle sezioni sull'HRP
nelle quali ci sono 4-5 giorni di food carry, di distanza tra un punto di rifornimento e il successivo, e in una situazione del genere col Waymark Mile 30 litri sarebbe stato veramente difficile fare entrare 5 giorni di cibo. Sono arrivato a 3, sono arrivato a 4 stratirato, 5 diventa direi impossibile senza patire veramente la fame, e non è quello che voglio. Mi scuso un po' per la frettolosità nella quale ho realizzato questo video, lo so che ho fatto poche riprese, vi ho dato poche informazioni sullo zaino, poche informazioni sulla tenda, però in realtà sono venuto a fare il sentiero Aldo Bonacossa perché questo è il mio sopralluogo per il trekking guidato che farò l'1, 2, 3 luglio con The Walking Nose, e quindi dovevo molto guardarmi intorno per studiare i punti per le tende, i punti d'acqua, le criticità varie, quindi mi restava non troppo tempo da dedicare al video, ma al contempo ero stragasato e volevo proprio condividere con voi questa nuova attrezzatura che ho appena preso, e quindi eccomi qua, scusate di nuovo per il video un po' sintetico, ma avrò sicuramente modo in futuro di fare dei video e delle recensioni più specifiche e più approfondite sia sullo zaino sia sulla tenda quando le avrò utilizzate per un po'. Per ora queste sono le mie prime impressioni, sono soddisfatto veramente di entrambe le cose, sono degli acquisti che, dato il costo elevato, ponderavo da circa un anno, quindi ci ho pensato veramente su, perché comunque cerco di limitare i consumi, cerco di farmi bastare le cose che ho, però diciamo che per l'utilizzo che ne faccio era il momento. La tenda in più la duplex era praticamente quasi distrutta perché c'erano delle zone dove era proprio lisa e dove quando pioveva tanto entrava l'acqua. Bene ragazzi, per questo video è tutto, adesso finisco di smontare la tenda, gli altri sono già partiti una mezz'ora fa e quindi devo rimettermi in marcia e cercare di raggiungerli. Spero che questo video, nonostante un po' la frettolosità appunto, vi sia piaciuto, vi abbia incuriosito. Mi sento in dovere di chiedervi scusa anche per la carenza di contenuti sul canale di quest'ultimo periodo, ma come molti di voi sanno o hanno immaginato, ho appena pubblicato il mio libro Il sentiero verso il paradiso, anzi ve lo metto qua, e per forza di cose molto tempo e molte energie sono dirottate proprio verso il libro. Ancora grazie per la visione di questo video, noi ci vediamo alla prossima, prima possibile, con un altro video. Ciao hikers!